Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buonasera dalla redazione, in studio Mariangela Salvalaggio. Entra sempre più nel vivo l'attesa per l'avvio dell'Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. Sul palco del Paralimpico, nuova giornata di prove che vede impegnati per la prima volta i cantanti di 9 paesi. Domani è il giorno di Blanco e Mahmood, prime prove a Torino, pronto anche il Turquoise Carpet alla Reggia di Venaria, dove domenica sfileranno le 40 delegazioni. Una boutique online di profumi con marchi contraffatti che in un anno ha fruttato circa 1 milione di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Novara, che ne ha sequestrati 17.000 in tutta Italia per un valore di circa 700.000 euro, denunciate una decina di persone. Furbetti del tampone in carcere, 25 rinvii a giudizio. Secondo la procura, gli indagati avrebbero approfittato dei tamponi destinati ai detenuti del carcere di Biella per scopi personali, evitando di recarsi in farmacia o in ospedale. Un detenuto ammalato di SLA ha ottenuto i domiciliari dopo 12 istanze. La decisione è oggi dalla Corte d'Appello di Torino. Sia il giudice sia il tribunale avevano detto no in altre occasioni. Il 4 maggio, il giorno della memoria a Granata, di nuovo in presenza, dopo 2 anni, dopo la messa, il ricordo delle vittime al Colle. Questa mattina al cimitero monumentale, la celebrazione alla presenza del sindaco Lorusso e del patron Granata Cairo, poi allenamento a porte aperte per i tifosi al Philadelphia, stasera alla Mole e i ponti si tingeranno di Granata. E chiudiamo con il golf. Francesco Molinari torna sul green, il torinese sarà tra i protagonisti del Wells Fargo Championship, torneo del PGA Tour. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Alessandro Toso. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.